Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Un anno fa, era il 3 agosto, erano i primi sospesi, erano coloro che dovevano essere cancellati dal mondo del lavoro e della vita civile. Dario Giacomini è il presidente di Contiamoci, che tiene insieme i medici sospesi perché contrari al vaccino anti-Covid e a loro volta non vaccinati. Il 31 luglio di quest'anno, sul palco di Vicenza, fa un appello ai partiti durante la campagna elettorale. Devono essere reintegrati tutti i sanitari in servizio. Noi chiediamo a tutti coloro, qualsiasi formazione politica, che vuole il nostro voto, di venire e firmare sulla pietra e con il sangue che la prima cosa che faranno ora e per sempre è l'abrogazione di qualsiasi obbligo vaccinale, che non vedremo più una tessera verde che sostituisce la nostra carta d'identità, chiunque sia, e Contiamoci vi darà l'appoggio. A firmare l'appello ufficialmente nessuno dei partiti eletti in Parlamento, ma al primo Consiglio dei Ministri il nuovo governo ha subito cambiato approccio sul tema Covid. Il tema della salute, il tema del Covid, il tema della scienza non si affronta con un approccio ideologico. Chiunque si permettesse di fare delle valutazioni su cose che non avevano un'evidenza scientifica alla base veniva tacciato di essere un mostro. Arriverà un momento in cui ci sarà consapevolezza che non è un vaccino. Quando la gente realizzerà come il popolo è stato trattato, darlo alle donne in gravidanza con zero sperimentazione significa, è una cosa che neanche i nazisti avrebbero mai fatto. Tra i medici rientrati in servizio dopo la sospensione c'è l'endocrinologo romano Giovanni Fraiese, vicepresidente di Contiamoci e che alle ultime elezioni si è candidato con Italexit di Paragone. Le misure che stanno facendo sono delle misure simili a quelle che avreste fatto voi al governo con Italexit? L'inizio sicuramente sarebbe stato molto simile a questo. Stanno parlando anche di fare una commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid. Noi ne abbiamo proposte due, una sulla gestione del Covid e una sull'utilizzo del vaccino. Questo governo si può dire che sta andando comunque in una direzione su cui lei è più d'accordo rispetto a quello che ha fatto il governo Draghi? Assolutamente sì. Il fatto che non ci sia più il bollettino giornaliero penso che sia una cosa positiva, che il nuovo governo... Direi che ora, anche perché guardi che il processo anche di guarigione di una persona dipende da fattori che sono di tipo farmacologico e non farmacologico. La paura, per esempio, quella che è stata instillata costantemente in questi 2 anni e mezzo, è uno dei fattori che tende ad abbassare l'immunità naturale. Si è detto che si ritorna alla normalità, ma i dati ultimi disponibili dicono circa 30.000 contagi al giorno ancora e 90 morti. Una pandemia che è ancora in corso. Allora, guardi, la pandemia non dura più di 2 anni. Storicamente non dura... Chi l'ha detto a lei? La pandemia non dura mai più di 2 anni, perché dopo non è che il virus scompare, diventa endemico, cioè inizia a far parte del virus che circola normalmente, come per esempio l'influenza. Il fatto che ci siano stati questi 180.000 decessi totali dall'inizio della pandemia... Lo so, ma guardi, se ci fosse stata una cura, l'autorizzazione di emergenza al vaccino non ci sarebbe stata. Quindi di chi sono la colpa di quei morti? Me lo dica lei. Beh, io penso anche dei medici come lei che hanno consigliato alle persone di non vaccinarsi. Forse non mi ha sentito, il 90% delle persone guarivano usando gli antinfiammatori, non sono stati dati, è stata data tachipirina e vigile attesa. Di chi è la colpa? Mia? Ma si vergogni. Ho letto gli studi e anche le pubblicazioni di diversi suoi colleghi che per esempio sono anche più titolati per le specialità che hanno rispetto a lei che comunque fa l'endocrinologo. Giusto. Quindi mi fido più di loro che mi dicono che il vaccino funziona, che senza il vaccino ci sarebbero stati molti più contagi e che quindi non è vero quello che dice lei, e cioè che abbiamo sbagliato tutti e sono state dette delle menzogne. Le cose che gli ho detto sono dati scientifici, dal 90% di evitare di andare in ospedale ai 60 giorni di sperimentazione, al fatto che nelle donne in gravidanza non le abbiano sperimentate neanche. Questi sono dati. Lei però non ha fatto pubblicazioni. Non ancora. Ne farà? Sì, sto raccogliendo i dati. Dall'inizio dell'intervista è lei che ha la faccia sorridente e compiaciuta, come se finalmente questo governo gli avesse dato ragione. No, guarda, si tratta che finalmente, ribadisco, posso tornare per esempio a fare il mio lavoro, o tutti i colleghi che sono sospesi dall'ospedale possono tornare a fare il loro lavoro. Non capisco perché continuate a rivoltare le cose senza rendervi conto che avete per 2 anni portato avanti delle menzogne. Chi ha mentito alla popolazione? Siete stati voi, non noi. Fraiese e gli altri medici non vaccinati sospesi, dopo il decreto del governo sul Covid, possono rientrare da subito al lavoro. Io sono
un medico italiano che si è rotta le palle dell'ordine dei medici e di tutte le loro puttanate. Tra loro c'è anche chi, come Barbara Balanzoni, è molto attiva sui social. Remuzzi Din Don è diventata un punto di riferimento della galassia Novax. Quelle giornaliste che definire oche offende l'animale stanno premendo per portare l'obbligatorietà anche ai più piccoli. Queste persone che non distinguono il polmone dalla milza, fate le soubrette, fate i balletti, fate vedere le tette, fate ribrezzo a chi come me ha fatto della medicina la sua vita. 85.758 iscritti sul suo canale Telegram. Novax, non solo sul vaccino Covid, da 2 anni attacca molto duramente il Ministero della Salute e Ordine dei Medici, dal quale sarebbe anche stata radiata. È una delle poche che, oltre a essere stata sospesa, è stata radiata per le cose molto, molto gravi anche che ha detto contro l'Ordine dei Medici e contro, diciamo, il Ministro della Sanità. Sono stata, mi pare, molto magnanima. Sono... Non posso dirlo per la questione dell'algoritmo. Ribadisco tutto quello che ho detto e anzi spero che nei prossimi anni, quando si potrà affrontare la questione per una questione tempistica nelle aule di giustizia, si potrà dire ben di più. Il fatto è che lei faceva campagna contro il vaccino. Ma tuttora la faccio la campagna, tuttora, ma bisogna stoppare questo crimine. E lei ora torna, continuerà a diffondere per tutti i canali, anche ufficiali, e facendo la sua attività, l'idea che non bisogna vaccinarsi. Ma io, avvisando il NAS, ho continuato a curare. Abusivamente, quindi. Ma io dell'ordine dei medici me ne sono sempre, diciamo, fregata. E nonostante se ne sia sempre fregata, proprio l'ordine ieri ha dovuto inviarle questa lettera di immediata cancellazione della sospensione e conclusione dei procedimenti amministrativi in corso. Non solo potrà rientrare al lavoro, ma per la sua qualifica di rianimatore, la dottoressa Balanzoni potrebbe occuparsi proprio dei malati Covid. Mi meraviglia che lei, da anestesista rianimatore, non senta una responsabilità anche per le persone che ci sono finite ascoltando le teorie antiscientifiche che avete diffuso anche voi. Le teorie antiscientifiche è qualcosa che è stato propugnato dall'ordine dei medici, dal ministro. Cioè, lei, è inutile che mi viene a dire che i morti sono morti perché non si sono vaccinati. I morti sono morti perché non sono stati curati. La fuga delle varianti è determinata da chi è vaccinato, come l'antibiotico resistenza è provocata dall'uso degli antibiotici. Questo però lo dice soltanto lei e quell'1%. È sui testi. Su quali testi? Adesso torno a Verona e glieli mando. Su WhatsApp la dottoressa Balanzoni ci ha inviato molti documenti personali, denunce contro il centro vaccinale, ma nessuna traccia dei testi scientifici che proverebbero le sue tesi contro il vaccino Covid. Si sentirebbe adesso, per esempio, di firmare, se le venisse proposto un documento in cui dice: ok, io vengo riammesso, però firmo per dire che i vaccini servono e che bisogna vaccinarsi. Io firmo che chi ha detto queste cose qui deve finire processato, questo lo firmo tutti i giorni. Il Ministero della Salute va messo in carcere interamente, si trasforma il Ministero in una casa circondariale. Ci sarà un bel processone, si metterà un punto su questa cosa e poi vedremo chi aveva ragione. Per ora è tutto.